Oggi alla Lega Navale il Voga Day. Siamo con una dirigente della locale sezione della Lega Navale. Ci spiega cosa c'è oggi? Buongiorno a tutti, sono Manuela Napoleone, segretario del direttivo Lega Navale sezione di Ortona. Oggi abbiamo voluto sponsorizzare e promuovere lo sport del canottaggio, quindi una giornata dedicata alla conoscenza del canottaggio. Tutto questo l'abbiamo realizzato grazie all'impegno instancabile del nostro consigliere allo sport, Riccardo Putignano, che ci racconta tutta come nasce l'idea e come proseguirà tutta la giornata. Sì, l'idea, buongiorno a tutti, l'idea nasce dall'intento di avvicinare i ragazzi e quindi anche i soci della Lega Navale a tutti quelli che sono gli sport legati alla voga. La Lega Navale Italiana vanta una ricca tradizione nel passato di vogatori con il canottaggio olimpico. Oggi abbiamo 7 classi dell'Istituto Nautico che sono venuti, grazie anche all'intervento della preside, a provare tutte quelle che sono le attività legate alla voga. Quindi avremo i kayak, avremo i gozzo, avremo la lancia a 10 remi e una bellissima imbarcazione della Costa Rowing che è stata portata dai nostri amici della canottieri La Pescara, di cui in questo momento abbiamo qua Umberto, che è il presidente della Pescara, che magari può scambiare due parole anche lui. Prego. Buongiorno, sono Umberto di Bonaventura, oltre ad essere presidente del Circolo Canottieri sono anche il delegato regionale della Federazione Italiana Canottaggio. Abbiamo sempre cercato di rilanciare il canottaggio a Ortona, qui alla Lega Navale. Io da piccolino venivo a fare le gare qui al porto di Ortona e c'è sempre stata una tradizione remiera per quello che riguarda il canottaggio olimpico. Oggi in collaborazione con il Circolo Canottieri abbiamo portato le nuove imbarcazioni di Coastal Rowing, che sono delle barche che permettono la navigazione in mare in tutta sicurezza e che da qualche settimana è diventata anche specialità olimpica. Spero che questo sia il punto di partenza per il canottaggio a Ortona, anche perché in collaborazione con Pescara, Giulianova, Termoli possiamo fare veramente tante cose. Nel dettaglio ci può far vedere qualcosa di più? Allora ci accomodiamo, facciamo un percorso nella nostra base nautica e ci avviciniamo alle imbarcazioni che oggi i ragazzi avranno il piacere di provare. Ovviamente l'evento è aperto a tutti gli ortonesi, dalle 9.30 alle 16.30, visto il tempo ci ha assistito, una giornata bellissima, per cui scendete da Ortona e venite a trovarci per conoscere questo sport meraviglioso. Allora siamo qui, guardate quanta gioventù c'è venuta, ha sposato questo evento. Dobbiamo ringraziare per questo Aldo, ovvero la preside dell'Istituto Nautico, con la quale abbiamo una splendida collaborazione, e adesso sempre il nostro consigliere allo sport ci illustrerà le varie imbarcazioni. Ok, allora se ci avviciniamo alla spiaggia possiamo notare sulla destra una serie di kayak con la nostra istruttrice. Sarebbero questi rossi? Questi rossi sono i kayak che manovrati con queste pagaie di colore giallo. Poi abbiamo... Allora, un attimo, vediamo un po' quali sono le caratteristiche. Allora, le caratteristiche dei kayak sono delle imbarcazioni che hanno origine dai paesi del Nord America, li usavano gli eschimesi per dire, comunque sono imbarcazioni adatte al mare, al fiume, ai laghi, e sono imbarcazioni che possono permettere ai ragazzi di navigare in tutta sicurezza. Quindi con i ragazzi possono venire oggi e provare? Sia oggi, quelli che sono venuti adesso che anche nel futuro noi ovviamente avremo tutte le attività didattiche per coinvolgere i ragazzi e anche i soci alle attività veliche. Abbiamo il gozzo a 4 remi di punta e poi abbiamo l'imbarcazione Costa Rowing, che è quella blu e bianca. Quindi sono oggi, tre tipi di sì, imbarcazioni diverse. Oggi invece dalla parte dell'imbarcadero, là dove ci sono tutte quelle barche a vela, avremo la lancia a 10 remi dell'Istituto Nautico e usciremo anche con la barca a vela Anassa, che è la barca a vela della Lega Navale che ci è stata donata dal Ministero
essendo stata sequestrata ai trafficanti di migranti. Quell'altro tipo, allora, quell'altra imbarcazione che allora, è nuova per la Lega o è già in dotazione? Allora, quella imbarcazione Banca allora, è blu. Avviciniamoci un po' se è possibile. Sì, attenzione che ci bagni i piedi però. Allora, che tipo di imbarcazione è? Allora, quella bianca e blu è l'imbarcazione Coastal Rowing, è la nuova specialità olimpica del canottaggio. Il canottaggio olimpico prevedeva diverse tipologie di imbarcazioni. Questa imbarcazione, che è molto più larga di quelle classiche del canottaggio, permette di fare regate in mare anche con le onde, quindi è un po' più larga e quindi anche più sicura. L'equipaggio da quante persone è composto? È composta da 4 rematori che remano con 2 remi ciascuno e un timoniere che viene seduto su quel seggiolino bianco. Il timoniere ovviamente. Invece il gozzo? Il gozzo, che è questo qua bianco con la striscia dell'Italia, ha 4 rematori che remano ognuno con un solo remo e un timoniere a poppa che dirige l'imbarcazione. Anche questa è una barca della Federazione Canottaggio Sedile Fisso e con queste vengono svolte regate a tutti i livelli in Italia e a livello internazionale. Quindi la Lega Navale di Ortona offre tutte le possibilità a chi ama il mare. Cerchiamo di offrire a 360 gradi tutte quelle che sono le attività legate al mare, quindi canottaggio, la vela, tutti questi sport che legano i ragazzi al mare. Può fare una bellissima panoramica di questi ragazzi che probabilmente per loro, molti di loro, sarà la prima occasione di avvicinarsi a un'imbarcazione e quindi di poter remare. Allora, vogliamo ricordare gli orari? Allora ricordiamo gli orari, oggi dalle 9.30 sono già le 9.53 siamo in pieno fermento fino alle 16.30, chiunque, l'evento è aperto a tutti i nostri soci, amici, conoscenti, a tutti coloro che vogliono provare questo meraviglioso sport. Soltanto una cosa, perché come nelle migliori famiglie ho appena visto arrivare il nostro presidente, per cui permettetemi velocemente di passare il microfono un attimo solo. Presidente, ben arrivato, siamo in diretta con i nostri amici di Ortona, abbiamo raccontato quello che accadrà. Due parole di saluto dal nostro presidente, l'avvocato Roberto Diano. Grazie, sono naturalmente molto molto felice di questa bellissima giornata e della partecipazione numerosa, come ben si può vedere dalle immagini. È una iniziativa che abbiamo voluto attuare per dare pubblicità a questo sport della voga, con delle nuove imbarcazioni che abbiamo acquisito qui in sezione, e speriamo appunto che le adesioni siano tante e numerose. Grazie. A giudicare dai primi arrivi mi sembra proprio di sì, permettimi presidente, proprio un piccolo omaggio personale. Il canottaggio nasce in questa sezione grazie all'amore di mio suocero Ettore Rapino e io voglio ricordarlo con affetto, perché è stato uno dei grandi uomini che ha fatto grande questo sport ad Ortona, ed è un omaggio tutto personale a lui. Vi aspettiamo, allora. Vi aspettiamo numerosissimi, a presto. Grazie a lei, buongiorno.